Grazie signor Presidente. È un po' difficile commentare un bilancio consuntivo relativo a un preventivo che è stato di fatto approvato a fine ottobre, che di fatto ha coperto un mese e mezzo. E devo dire che, voglio dire, lo riconosce appunto anche l'assessore che ha dedicato una cospicua parte della relazione a lamentarsi sostanzialmente dello Stato italiano, ed effettivamente chiunque dall'esterno sappia questa cosa, che noi facciamo i bilanci preventivi, l'anno scorso l'abbiamo fatto a ottobre-novembre, diciamo che è il segno dello sfascio dello Stato italiano, perché un ente locale che non riesce a programmarsi, che arriva fino a ottobre senza sapere quale sarà il suo preventivo per l'anno, è chiaramente in una situazione di caos, perlomeno dal punto di vista finanziario. Però mi permetto anche di trovare veramente fuori luogo questa bellissima frase con cui ha aperto sostanzialmente la relazione, con cui la Giunta dice che in questi 6 mesi è cambiato il verso della politica nazionale, un nuovo Premier, un nuovo Ministro dell'Economia, una nuova maggioranza. Allora vorrei segnalare che la maggioranza è sostanzialmente la stessa, che il PD era il partito guida della maggioranza vecchia come di quella nuova, e quindi adesso va di moda sicuramente il renzianesimo, per cui bisogna dire bene di Matteo Renzi e dire che Letta era un cretino o qualcosa del genere, però francamente dire che sì è andato tutto male, ma adesso c'è una nuova maggioranza che farà tutto, mi sembra veramente un po' anche fuori posto in una relazione al Consiglio Comunale. Anche perché ovviamente l'amministrazione fa il suo mestiere, dice che va tutto bene, che è stato tutto bellissimo, e a me ha colpito molto qual è sostanzialmente il parametro con cui l'amministrazione dice che va tutto bene, che abbiamo amministrato benissimo per quello che ci consentiva la situazione nazionale, cioè che sostanzialmente il parametro è il rating di Fitch e di Standard & Poor's, addirittura vantandosi che noi potremmo addirittura avere un rating da Fitch e da Standard & Poor's migliore di quello dell'Italia. Io credo che in una situazione sociale di questo tipo, come quella che abbiamo oggi, non sia questo forse il parametro principale su cui dovremmo basare la nostra soddisfazione o non soddisfazione. Cioè, è veramente il segno di una finanziarizzazione della politica dopo la finanziarizzazione dell'economia, per cui l'unica cosa che interessa è essere solidi finanziariamente. Capisco che chi gestisce la cassa di un ente di queste dimensioni abbia ovviamente il problema di far tornare i conti. Però a me ha veramente colpito che tutta la relazione, sostanzialmente il bilancio del consuntivo dell'anno svolto, sia centrato sulla solidità come misurata da Standard & Poor's. Perché invece poi la città lo vede i risultati di questa gestione. Cioè, la città si è perfettamente resa conto della situazione drammatica in cui versa il bilancio comunale, ed è anche vero che siete riusciti a battere il debito quest'anno di altri 120 milioni di euro, insomma mi sembra 250 milioni di euro in questi 3 anni, però segnalo che se uno fa la proporzione, per arrivare a zerare il debito a questo ritmo di lacrime e sangue ci vorrebbero comunque 36 anni. Allora non so se appunto stiamo pensando che da qui i nostri figli, i nostri nipoti, forse anche i nipoti dei nipoti, insomma, continueranno ancora a vivere in una città in cui il servizio pubblico dei bus è stato tagliato, i tram sono spariti da una parte della rete, sul welfare ci sono stati comunque tutta una serie di tagli, di problemi, di gente che si lamenta che non ha più avuto l'assistenza che voleva, la manutenzione della città, ci sono le buche, ci sono i parchi che non riusciamo più a mantenere con l'erba alta 1 metro e cose del genere. Allora non mi sembra che forse la situazione sia così rosea come viene descritta, se non la si guarda sotto l'aspetto del rating di Standard & Poor's, ma sotto l'aspetto della qualità di vita dei torinesi. E credo che questa cosa sia stata perfettamente colta nel suo aspetto di quello che è, cioè del fatto che questa è un'amministrazione che è basata sulla liquidazione finanziaria di un ente che ha accumulato un debito, e tra l'altro bisognerebbe capire perché cosa, perché io continuo a chiedere in che cosa sono stati spesi questi 4 miliardi di euro, 5 miliardi di euro di debito che è stato creato dal precedente sindaco Chiamparino, perché se ci mettiamo anche il debito delle partecipate, siamo partiti da 1, arriviamo verso i 6, non so cosa arriviamo adesso. Allora forse prima o poi bisognerebbe capire, perché si parla sempre della metropolitana in cui il Comune di Torino ha messo alcune centinaia di milioni di euro, ma forse se qualcuno fosse in grado di tirare fuori una lista di come sono stati spesi questi soldi e dimostrare ai cittadini perché sono stati fatti miliardi di euro di debiti e chi ci ha guadagnato veramente, allora forse lì l'amministrazione potrebbe salvare la faccia, o forse più probabilmente si scoprirebbe che la maggior parte di questi soldi non sono stati usati nell'interesse dei cittadini. E allora francamente venire qui a dire sì, ma siamo ancora in piedi, peraltro grazie all'uso, anzi all'abuso dei soldi della Cassa Depositi e Prestiti, che è diventata la nuova sacca di sicurezza della città, dove il sindaco, buon per lui, è riuscito a entrare anche lì e fare in modo che la Cassa Depositi e Prestiti ci copra i buchi, ci compri gli immobili che non vuol più comprare nessuno, ci tappi, ci fornisca addirittura l'anticipazione finanziaria, 240 milioni di euro quanto è stato, va bene, per carità è un tampone, ma sono sempre soldi dei cittadini che vengono in qualche modo messi a tappare, a tenere in piedi la situazione ancora per un po'. Però se vendendo tutto il vendibile, vendendo la buona parte delle aziende che abbiamo, cercando di vendere pure GTT e magari la venderemo quest'anno, se abbiamo ridotto il debito appunto di 250 milioni in 3 anni su 3 miliardi del debito del comune,
Allora, francamente, mi chiedo veramente dove pensate di andare, cioè, perché adesso magari quest'anno venderete anche GTT e tamponeremo ancora per un anno e così via, ma poi la situazione esplode, anche perché la città non è in grado di sopportare ulteriori tagli né al trasporto pubblico, né al welfare, né a nient'altro. Tagli oltretutto che spesso si accompagnano anche all'aumento delle tasse, delle tariffe, eccetera, perché quello che è successo sulla Tares è che famiglie, specialmente le famiglie numerose, si sono viste raddoppiare la tassa, qualcuno anche triplicare. Per cui anche le attività commerciali continuano a pagare cifre insostenibili, quindi francamente penso che anche l'aumento di tasse che comunque viene praticato, che anche quest'anno sicuramente ci sarà grazie anche alle scelte del governo nazionale, non sia comunque ulteriormente sostenibile. Per cui i dati preoccupanti che ho sentito l'altro giorno, peraltro, sul fatto che è in crescita la quantità di persone che non pagano la Tares, probabilmente perché non se la possono più permettere, mi fa anche dubitare della capacità poi del Comune di incassare veramente tutti questi aumenti di tasse che continua a praticare. Quindi poi a un certo punto il sistema diverge e la cosa esplode e l'azienda o comunque l'ente comune sostanzialmente non è più in grado di pagare gli stipendi e di andare avanti. Quindi francamente non vedo tutta questa cosa rosea. Volevo chiudere citando ancora il fatto che alla fine in 8 pagine ce n'è mezza paginetta di cose fatte, perché evidentemente non ce n'è molte che si possono vantare, e si dice che abbiamo fatto i World Master Games, la mostra di Palazzo Madama, sicuramente grandissimi risultati. Si dice che il grande risultato è la consegna del master plan della variante 200, che scusatemi è una presa in giro, perché sappiamo tutti che la variante 200 non verrà fatta, almeno per il prevedibile futuro, perché nessuno ha interesse a costruire di nuovo altre decine di migliaia di appartamenti, avendo la città piena di appartamenti sfitti che non si riescono a vendere, e quindi se questo è un grande risultato, vabbè. Il finanziamento di 25 milioni di euro per fare la copertura del passante, che è una roba che doveva essere fatta 5 anni fa, adesso dopo 5 anni arrivano i soldi, forse, non si sa, magari partiranno i cantieri, e allora ci diciamo bravi, siete bravissimi, ma che bravi, cioè questa è una roba che doveva venire fuori da anni e quella parte di città l'aspetta da anni. E l'ultima chicca veramente che mi ha scandalizzato è la citazione dell'approvazione del finanziamento da parte del BIUR di ben 11 progetti che vedono protagonisti giovani under 30, 6 progetti di ricerca e sulla social innovation. Questa è una vicenda che ho seguito personalmente, si tratta veramente di una trentina di giovani torinesi validissimi, neolaureati, ingegneri, eccetera, che aspettano, a meno che i soldi non siano arrivati nelle ultime 2-3 settimane, ma da più di un anno che gli vengano dati i soldi che hanno vinto grazie a questo bando del Ministero dell'Università. E l'amministrazione li ha portati in giro per tutta la città, tutte le occasioni, le conferenze, vantando questi meravigliosi 11 progetti che sicuramente sono ottimi e validi, ma non ha fatto la città, hanno fatto questi giovani, quindi come prova del risultato della città, però questi qui da un anno aspettano i soldi, e appunto, a meno che non si siano sbloccati nelle ultime 2-3 settimane, ma dopo un anno erano ancora lì, che non potevano iniziare a fare veramente questi progetti e fare l'innovazione perché i soldi non venivano sbloccati. Per cui l'unica cosa che faceva per loro la pubblica amministrazione, il Ministero dell'Università e Città di Torino era vantarsi dei loro risultati e poi sostanzialmente non sbloccare i fondi. Allora, se questi sono i risultati che avete ottenuto, francamente mi sembra palese che non stiamo andando da nessuna parte, e credo che questa cosa stia emergendo sempre più chiaramente davanti a tutti i torinesi, e presto ne vedremo anche i risultati. Quindi per questo motivo ovviamente il nostro voto del Movimento 5 Stelle sarà assolutamente contrario. Grazie.